Mentre da Roma arriva una nuova fumata nera circa lo sblocco del cofinanziamento per bonificare i siti bresciani inquinati da rifiuti radioattivi, a Montirone cresce la preoccupazione e la voglia di chiarezza da parte del circolo di Legambiente La Nostra Terra. Sul comune della Bassa Bresciana sono due i pericoli. Il primo riguarda la presenza di scorie chiuse da oltre 20 anni in due bidoni stoccati in un capannone della Metallicapra, ora in fallimento. Nel piano di governo del territorio di Montirone non c'è però traccia di questi problemi. Come circolo di Legambiente abbiamo fatto una segnalazione che non c'era scritto niente di queste cose, poi dopo non abbiamo avuto risposta. Ecco. Comunque c'è anche da considerare che queste cose devono essere valutate dai comuni anche nel piano di governo del territorio, cosa che spesso i comuni dicono vabbè radiazioni, come se fosse una cosa che non esiste, mentre invece possono diventare un problema. La seconda spinosa questione riguarda la presenza di scorie radioattive nel sito dell'Alfacciai, che prima era una fonderia. Che io sappia, l'anno scorso una lettera dell'ARPA segnalava questo problema. Abbiamo avuto un incontro con Eugenio Stucchi, attualmente sindaco di Montirone, il quale all'inizio negava il problema, diceva che era già stato tutto risolto. Come non si sa, non esiste un sito dove collocare il materiale radioattivo, quindi il materiale radioattivo per adesso rimane lì dove viene trovato. E poi Eugenio Stucchi dopo 4-5 mesi ci ha detto che si era sbagliato e che il materiale era ancora lì. Purtroppo l'informazione che hanno i cittadini su queste cose pericolose è molto scarsa, non si fa fatica a avere informazioni precise. Secondo me questo è molto grave perché i cittadini hanno diritto a un'informazione ambientale corretta. Poco distante, vabbè, non è Montirone, è Castenedolo, c'è la cava Piccinelli dove c'è materiale radioattivo, quindi i problemi si sommano, ma più che dire si sommano, direi si moltiplicano.